Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. State cenando? Approfitto per fare gli auguri alla mia amica Anna Gatti che ha appena finito la diretta. Tanti auguri Anna, buona fine, buon principio e tanta serenità. E piano piano aspettiamo che qualcuno si collega, vedo bene, state già arrivando, vedo solo gli occhiolini. Speriamo che la connessione regga questa sera perché qui da me ci sono dei problemi. Bene, Elenia, buonasera. Mary, benvenuta, buonasera. Sono contenta di potervi fare compagnia. Tante persone questa sera saranno sole e quindi noi siamo ben liete, in questo caso io, di potervi fare compagnia. Rita, buonasera. Mary, buonasera. Bene, Claudia, bene, Francesco. Sì, aspettate un attimo a mettere che allora risponderò a random, però aspettate un attimo prima di chiedere messaggi. Facciamo prima un'apertura, apriamo questo cerchio magico, perché questa sera è una serata importante, stiamo per lasciare un anno impegnativo, un anno importante. Grazie Francesco per tutti i cuori che mi stai mettendo. Allora, vediamo un po' se riesco a collegare anche il computer, così leggo bene i vostri messaggi. E dicevo, benvenute, staremo un'oretta insieme. Solo messaggi, niente domande questa sera perché lasciamo fluire, lasciamo fare al vecchio anno, risolvere le situazioni che dovranno andare e al nuovo anno i buoni propositi magari li lanceremo prossimamente. Questa sera chiederemo solo messaggi. Aspettate perché sennò poi comunque corrono velocemente e quindi poi non vi ritrovo più ragazze, quindi aspettate a scrivere un attimino. Cerchiamo di creare un pochino. Grazie, auguri di buon anno a tutte voi. Tutte voi che vi state connettendo, siamo già in 40, sono contenta. Stavo dando un po' la possibilità a tutte di connettersi, così facciamo l'apertura di questo cerchio magico insieme questa sera, perché ci tengo. E, non so, io ho messo un post questa mattina chiedendovi di prendere una candelina, un bastoncino d'incenso e carta e penna, se lo avete recuperato. Lo avete lì vicino a voi e un bicchiere d'acqua. Altrimenti, vi invito ad andarlo a prendere perché comunque è arrivato il momento di lasciare andare e perché no? Anche con me questa sera, magari io non so cosa hanno fatto i miei colleghi, però aspettate a chiedere messaggi, ragazzi, ascoltate un attimino quello che voglio comunicarvi perché è una serata importante, è una serata magica. Poi arriveranno i messaggi per tutti. Vedo tutti questi bicchieri di brindisi che indicano la richiesta dei messaggi dagli angeli. Ma questa sera cerchiamo di affidare agli angeli anche tutto quello che volete lasciare andare. Bene, Antonella, pronta con l'occorrente. Chi non avesse l'occorrente, ripeto, un bastoncino d'incenso, una candela, un bicchiere d'acqua e carta e penna. Perché a metà serata faremo un bellissimo lavoro insieme, così adesso vi do la possibilità di recuperare quello di cui avete bisogno. Siamo già 50 persone, quindi mi avete ascoltato già in parecchi. Recuperate questo qui, pezzo di carta, un foglio di carta, una penna, un bastoncino d'incenso e una candelina e un bicchiere d'acqua. Chiederemo agli angeli di aiutarci a lasciare andare tutto quello che ci ha appesantito in questo 2020, in maniera da poter entrare nella vibrazione del nuovo anno in maniera più leggera, più predisposte, perché facciamo tanti buoni propositi, abbiamo tante aspettative, non dobbiamo avere aspettative, ma bensì dobbiamo imparare a seminare bene. E se facciamo spazio, ci sarà più posto per mettere i nuovi semi. Ok? Allora, vi invito a chiudere gli occhi. Sì, certo che va bene il Palo Santo, ottimo direi. Io ho chiesto l'incenso perché è più facile da reperire. Il Palo Santo è ancora meglio, Claudia. E tra un pochino inizieremo con questo piccolo rito leggero, divertente,
ma che ci porterà tanto, 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 tanto spazio nella nostra vita. Io sono qui con il mio sonaglio e stasera più che mai chiedo agli angeli, agli arcangeli, a tutti gli esseri di luce di venire qui tra noi e di accompagnarci in questo passaggio 2020-2021 che a breve avverrà. Questo 2020 che è stato molto impegnativo, per alcuni versi molto triste, ma per tanti altri versi molto arricchente, perché non ci soffermiamo su quello che ci ha tolto, ma bensì guardiamo invece tutto quello che ci ha dato. Questo canale, questo gruppo ce lo dimostra. Ha permesso a tante anime di incontrarsi, ha permesso anche a tanti noi operatori di incontrarci, di arricchirci, di crescere, ha permesso a voi di crescere spiritualmente, di elevare le vostre vibrazioni. Katia, benvenuta e saluto tutte le persone che si sono collegate adesso e ci ha permesso di elevare la nostra anima, le nostre vibrazioni e tanto ancora. Ci darà, ci donerà questo anno che sta per andare via, ma i frutti si vedranno nel 2021, perché si parla tanto di quello che ci ha tolto, ma si parla poco di quello che ci ha donato. E invece io questa sera vi chiedo, siccome stiamo per lasciare andare tutto quello che ci ha appesantito, pensiamo anche invece a quanto di bello ci ha donato, ci ha fatto incontrare delle persone, ci ha fatto crescere, ci ha fatto leggere, ci ha fatto riscoprire cose che magari avevamo messo da una parte. Vi chiedo, io ho fatto un video amatoriale sulla mia pagina, sul mio profilo, proprio perché ho voluto descrivere in due parole quello che secondo me ha dato il 2020. Se vi va, mandatelo, lo potete andare a vedere, perché no, e ci facciamo gli auguri insieme. Detto questo, gli angeli sono tra noi, chiedo a Michele di fare una cinta di protezione intorno al nostro campo affinché tutto possa fluire al meglio e tutte le persone che avranno bisogno di un messaggio questa sera lo riceveranno. Io lascerò scegliere agli angeli, andrò a random e chi dovrà avere un messaggio lo avrà, chi non lo avrà dalla mia voce magari lo avrà in un'altra maniera, in un altro modo. Ciao Shaira, ciao, auguri, auguri anche a te. E chi non lo avrà, dicevo, dalla mia voce, magari lo avrà durante questa notte, lo avrà attraverso un sogno, lo avrà domani mattina, attraverso la parola di un bimbo, attraverso una piuma. Chissà, gli angeli sono sempre tra noi e questo è certo. E quindi sicuramente ci arriverà presto un messaggio. Allora, adesso avete sicuramente tutte già preso la penna. Prima di iniziare, che cosa vi chiedo di fare? Di prendere il bastoncino d'incenso e di purificare con una piccola gestualità la vostra aura affinché possa avvenire una sorta di pulizia nel vostro campo aurico e tutto si possa predisporre per fare questo piccolo rituale. Dopodiché vi chiedo di accendere la candelina, io l'ho già accesa, eccola qui, accendetela, basta una T-light. La candelina non andrà spenta. Dovrà essere accesa, ma questa sera di tempo ne avremo, no? Aspetteremo tutti la mezzanotte, quindi la candelina si spegnerà da sola. E questo richiama la luce che noi ci attendiamo dal nuovo anno, l'incenso, la purificazione, l'acqua richiama la fluidità, quindi vi chiedo di mettere l'acqua nel bicchiere e di bere un goccino d'acqua, lasciandone l'altra nel bicchiere, così come ho fatto io. Bere un goccino d'acqua che richiama la fluidità che richiediamo nella nostra vita, perché dobbiamo essere come l'acqua. L'acqua, immaginate un ruscello che fluisce verso il mare. Durante il suo percorso il ruscello trova tanti ostacoli, ma l'acqua non si ferma mai, si adatta a tutto quello che trova sul suo cammino e supera tutti gli ostacoli. E così
dovremmo essere noi e questo sarà l'esempio che ci permetterà di fare questo salto, questo passo. È per questo che vi ho chiesto l'acqua, perché bere questa acqua rappresenta la fluidità, adattarsi a quello che sta avvenendo, a quello che avverrà, proprio perché così il far fluire tutto farà sì che sia più leggero nella nostra vita, pronto ad accogliere quello che dovrà essere. Perché tutto quello che dovrà essere sarà sempre e comunque per il nostro massimo bene. Questo non ve lo dimenticate mai. Adesso con il foglietto di carta io vi chiedo di farlo a metà, di piegarlo. Da una parte scrivete tutto quello che volete lasciare andare. Avrete tutto il tempo per farlo. Mentre io farò i messaggi, voi da una parte del foglio scrivete un po' come facevamo Nomi, cose, città, da una parte le cose che volete lasciare andare e dall'altra le cose che volete tenere. Così su due piedi pensate che le cose, sicuramente penserete che le cose che vorrete tenere saranno poche e io invece sono certa che non è così. Vi meraviglierete di quante belle cose questo 2020 invece vi ha donato. Allora partite con questo esercizio e io comincio a darvi i messaggi. Tutto chiaro? È semplicissimo, no? Vi purificate con l'incenso, aprite il vostro cuore, accendete la candelina affinché si richiama la luce. Gli angeli sono qui tra noi che appunto ci aiutano ad illuminare i nostri propositi e a lasciare andare quello che ci ha appesantito. E cominciamo a scrivere, cominciate a scrivere, avete tutto il tempo. Adesso io andrò a random. Prima di cominciare voglio dare un messaggio generale, siamo già in 67, grazie, grazie perché è ora di cena e siete qui con me e quindi questa cosa mi emoziona molto. E voglio dare un messaggio generale con le carte di Galeano, che un messaggio che arrivi dritto a tutti. Tutti noi che stiamo ascoltando, compresa me, perché anch'io ho bisogno di ricevere il messaggio. Quindi questo messaggio che adesso che io andrò a canalizzare sarà un messaggio per tutti noi che stiamo ascoltando. Quindi fate tesoro delle parole che arriveranno. Grazie. Gli angeli ci dicono, vivi pienamente e intensamente, in armonia con la bellezza. Sii come l'acqua, ve l'ho appena detto, che disseta e purifica. Raccogli tutte le tue lacrime come gocce d'amore e usale per guarire il tuo cammino e per chi incontrerai nel tuo prossimo futuro. Sii come la pioggia che lava via la polvere, che lava via i tuoi pensieri pesanti. Sii come il fuoco che riscalda e ispira e purifica. Sii gioia di vivere. Sii pace. Sii coraggio. Sii forza. Sii come la terra che nutre e sostiene. Questa è la chiave del perdono, dell'accettazione dei tuoi limiti e di quelli degli altri. Ricorda che l'amore è qui e adesso. Proteggilo, custodiscilo, ma non cercare mai di proteggerlo. Ama e basta. E con questo bellissimo messaggio che ci arriva da queste carte meravigliose, io inizio a random a inviarvi i messaggi sperando che la connessione regga. Vediamo un po', eccola qua, presa la prima. Crizia Blank, ci sei Crizia Blank? Spero che il messaggio che vi è arrivato vi sia, a me è arrivato dritto nel cuore, lo sento vibrare, sono piena di vibrazioni. Spero che anche per voi sia stata la stessa cosa. E Crizia Blank, ecco un messaggio per te.
Ci sono delle bellissime novità in arrivo per te, dicono gli angeli. Sei una persona che deve comunque continuare a tirare fuori la creatività. A volte sei troppo impaziente, impaziente di imparare tutto e subito. E invece devi cominciare ad essere un pochino più riflessiva, cara, perché quello che ti fa agire d'impulso è la tua insicurezza. E invece fermati, rifletti e poi buttati, buttati affinché tutti i tuoi progetti si possano realizzare. Devi solo cercare di rallentare un pochino. Un bellissimo messaggio. Allora, vediamo un po'. Valeria Cadeddu. Auguri, auguri. Non ho visto il bicchierino, però mi è apparso il tuo nome, quindi Valeria Cadeddu, sta arrivando un messaggio per te. Paola, Paola, bene, bene, bene. Bene, ciao Paola, Paola Musa. Allora, Valeria Cadeddu, il messaggio è per te. Hai un angelo bambino intorno a te, un cherubino. Un cherubino che annuncia delle novità emozionali. Hai una sensibilità emotiva molto spiccata, dice il cherubino. Stai per incontrare qualcuno sulla tua strada che ti farà battere il cuore molto forte. Accoglilo e vedrai che la tua vita sta per prendere una piega diversa. C'è un nuovo momento magico in arrivo per te. Accoglilo, accoglilo nel cuore perché ci sono tante benedizioni che ti stanno arrivando. E adesso un messaggio perché glielo devo a Paola, alla mia collega Paola Musa, che l'altro giorno mi ha inviato un messaggio bellissimo. E io chiedo agli angeli di inviarti un messaggio bellissimo per perdonarti e augurarti un ottimo 2021. Ci sono dei guardiani bellissimi, dei maestri guardiani intorno a te, che stanno mettendo a bada le tue emozioni. A volte le tue emozioni sono talmente forti che non riesci a gestirle. E lui, questo guardiano, ti dice: tranquilla, ci sono io qui a darti tutta la fiducia di cui hai bisogno. Puoi affidarti totalmente a me. Esprimi esclusivamente tutte le tue buone intenzioni. Affidati e fidati soprattutto della tua vocina interiore. Tutte le difficoltà, tranquilla, si risolveranno, si stanno già risolvendo. Devi avere fiducia perché sei una persona generosa, altruista, raffinata e tutto questo ti sarà, te ne renderemo merito. Gli angeli ti sono a fianco e ti dicono che tu possiedi delle caratteristiche, delle qualità meravigliose. Portale avanti, ti porteranno al successo. Bellissimo, bellissimo messaggio, Paola. Allora, vediamo un po'. Linda Torreggiani, vedo te. Avete cominciato a scrivere sul foglietto i vostri propositi perché tra un po' continueremo con il rito. Mi raccomando, da un lato quello che volete lasciare andare, dall'altro tutto quello che volete tenere, che vi ha donato questo 2020. E se non lo trovate, pensateci bene, che ci sono tante cose che vi avranno sicuramente arricchito. Allora, vediamo un po' dove sei, Linda, Linda Torreggiani, e questo è per te. È possibile, e questo avviene già da un po', che tu sei chiamata ad essere la portavoce di notizie a chi ti sta intorno. A volte potresti essere una portavoce di buone notizie, a volte invece sei chiamata per portare notizie meno piacevoli. Però sappi che sei stata chiamata per questo, per portare notizie. E quindi accoglilo. Loro, gli angeli, ti sono vicino e ti guidano nelle parole e ti danno sempre i giusti suggerimenti su come modulare i tuoi pensieri, le tue parole e
come poterlo riferire a chi ti è accanto. Sei una persona brillante, dicono gli angeli. E continua sul tuo percorso di crescita, perché c'è tanto da apprendere. Hai iniziato un percorso di crescita spirituale e gli angeli ti dicono di portarlo avanti, di non interromperlo per dedicarti all'altro. Devi avere sempre un approccio positivo e mantenere sempre le tue idee brillanti. Sei una persona valida, attendibile, dicono gli angeli. E per questo, proprio perché sei molto convincente, sai modulare le parole e sempre molto disponibile, puoi metterti al servizio. Bellissimo anche per te questo messaggio. Mara Darodda, ti sto leggendo. Questo messaggio è per te. Vediamo un po', Mara, cosa ti arriva dagli angeli. Che piacere, siamo già 65, siete tantissimi, grazie. Per essere il 31 dicembre, ora di cena, grazie, grazie. Allora, Mara Darotta, c'è un bellissimo angelo, l'angelo dell'Annunciazione, che sta arrivando per dirti che per te c'è un nuovo inizio. Devi avere fiducia. I tuoi angeli custodi, che sono dietro di te, sono uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, che sono talmente luminosi che uniscono le due energie e lo fanno diventare un'unica luce brillante dietro di te che ti illumina, ti stanno dicendo che loro sono sempre lì, che illuminano il tuo percorso, che ti mettono le mani sulle spalle per rassicurarti. È arrivato il momento che tu ti liberi di tutto quello che ti impedisce, delle paure, della paura di non farcela, perché è arrivato è il momento invece che tu affronti questo grande cambiamento e che metti in atto i tuoi desideri. Il tuo cammino è costellato di nuove opportunità. È arrivato il momento che tu le metti in atto, che avvii i tuoi progetti. Bene, Sara Forlani, vediamo un po' Sara Forlani. Continuate a scrivere, ragazze. Io mi auguro che lo state facendo. Poi il bicchiere d'acqua. Ogni tanto bevete l'acqua per far fluire i vostri pensieri. Guardate la candelina per richiamare la luce. E poi scrivete con il cuore quello che volete lasciare andare e quanto di bello invece questo 2020 ha portato nelle vostre vite, che possano essere persone, cose, avvenimenti. Sono certa che ci sono. Allora. Vediamo un po' il tuo messaggio qual è. Bellissimo, arriva per te l'angelo dell'abbondanza e che ti dicono, lui ti dice, è arrivato un momento, il momento in cui tu raccoglierai tutti i frutti che meriti, nulla ti è donato. Sta per arrivare l'angelo dell'abbondanza che porterà tanto successo nella tua vita. E l'angelo dell'abbondanza non parla solo di situazioni economiche, ma parla di abbondanza sotto tutti i punti di vista. Preparati ad accoglierla. Questo potrebbe essere il momento giusto per espanderti, per espandere la tua coscienza, per espandere la tua spiritualità, per espandere il tuo lavoro, per espandere la tua famiglia. L'angelo dell'abbondanza, quando arriva, espande tutto quello che trova. E quindi attivati. Attivati, rimani sempre con i piedi per terra, dice l'angelo, ma datti da fare perché è arrivato il tuo momento, il momento dell'espansione. Hai un futuro davanti a te, abbondante e ricco di grandi opportunità. Allora, vediamo un po'. Rosa Rosa Veltri.
Certo, sono contenta che vi sto facendo compagnia e voi lo fate a me perché quest'anno è un capodanno un po' insolito. Eppure, nonostante un capodanno insolito, guarda quanti siamo a fare festa, ben 65 persone questa sera e quindi non siamo sole. In questa festa virtuale già siamo in 65. Allora, Rosa, è in arrivo un messaggio per te. Ci sono intorno a te tanti angeli amorevoli che ti stanno circondando. Loro stanno cercando di guarire i tuoi pensieri e di consolare tutte le tue pene. Non devi essere triste. Ogni tanto ti rattristi, ogni tanto sei malinconica. Vedrai che con il tempo loro ti dicono che tutto si sta aggiustando. Pianifica quanto invece di bello è arrivato nella tua vita. Questo ti aiuterà a spazzare via la tristezza e la malinconia. Se ti serve del tempo per perdonare te stessa e per perdonare alcune situazioni che in quest'anno ti hanno appesantito, prenditi tutto il tempo che ti serve, ve l'ho appena dato con il foglietto. E se tu saprai lasciare andare tutto quello che dovrai lasciare, e allora potrai spalancare le braccia perché è in arrivo per te un futuro di gioia. Bellissimo messaggio, Rosa, per te. Allora, Angela Ventura, vediamo un po', Angela Ventura, buon anno anche a te, buon anno a tutte voi. E vediamo un po' un messaggio, il messaggio che ti arriva dagli angeli. A volte, cara, c'è un angelo vicino a te un po' pensieroso che ti dice: perché ogni tanto pensi che la tua via è bloccata e che non riesci ad andare avanti? Non devi fare così, perché spesso questi tuoi pensieri sono solo un'illusione, perché il tuo percorso a volte quando lo senti bloccato è perché non è il tuo percorso e devi sicuramente prendere un percorso diverso. È come l'acqua, no? Se c'è un ostacolo ti devi adattare, quello che dicevo prima. Dovresti liberarti degli ostacoli con più facilità, ascoltarli nel cuore e allontanarli così come si allontanano i pensieri, perché se invece ti fermi a pensare, li guardi l'ostacolo, non fai altro che amplificare il loro potere e tu diventi sempre più pessimista. E invece questo non deve accadere, perché ripeto, loro ti dicono che per te è solo un'illusione quando stai così. Immagina invece di avere infinite possibilità e di gioire alla vita perché la vita è bella. È saltato fuori un messaggio, è per una di voi, vediamo un po' a chi risuona questo messaggio che sta arrivando e poi me lo scrivete nei commenti. È saltata fuori una carta senza leggere un nome, quindi è per una di voi che mi sta ascoltando, vediamo se vi risuona. È certo che ci risuona. Questo credo che risuoni a tutti. C'è un maestro spirituale per ognuno di noi. È tempo di accoglierlo. È il tempo di non sentirsi più soli, perché questo maestro spirituale porta con sé delle grandi ricompense. Ricompense per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda il lavoro. Portalo tu nella tua vita e fallo tuo, laddove ti serve. Chiedi al tuo maestro spirituale, chiedilo proprio questa sera e lascia che lui possa agire con la sua luce affinché lo possa illuminare il tuo intento e lo possa far realizzare. E se invece continui a pensare che nella tua vita manca ancora qualcosa, è proprio nel tuo maestro spirituale che stasera devi affidare questo qualcosa che manca. Perché potrebbe essere la sera giusta. Quindi questo era un messaggio per tutte noi. Silvia Ian, questo è un messaggio per te.
Tra poco facciamo il ritualino, Silvia Ian. Hai troppi progetti da realizzare, ti dice un angelo. C'è un angelo che ti fa l'attenti e ti dice: ecco, sono qui al tuo servizio. Però troppi sono i tuoi sogni da realizzare. Scegline uno, scegline due, focalizzati su quelli. E quando loro saranno in procinto per realizzarsi, magari ne lancerai altri. Perché per poter realizzare i progetti ci vuole il giusto tempo e la giusta energia, ti dice questo angelo. Io sono qui al tuo servizio, però dammi tempo. Sarebbe bellissimo poterli realizzare tutti e magari piano piano li realizzeremo, ma dacci il tempo di pianificarli e soprattutto datti il tempo di pianificarli. Segui l'istinto e scegli quelli che sono la priorità per te. Bene, bene. Che bei messaggi questa sera che stanno arrivando. Vediamo un po'. Maddalena, no, Mafalda Ruggillo. Ci sei, Mafalda? Mafalda Ruggillo. Grazie alle moderatrici. Un buon anno particolare a tutte voi che durante questo periodo ci avete sostenuto, assistito dietro le quinte in maniera egregia. Quindi un abbraccio circolare a tutte voi, tutte, tutte insieme a formare veramente un cerchio di luce, Antonella, Katia. E tutte quante, tutte, 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 perché siete meravigliose, meravigliose, ve lo dico veramente con il cuore, tutte. Allora, il messaggio per te, allora, gli angeli decidono. Hanno deciso di comunicarti che finalmente le sfide per te sono finite, sono giunte al termine. Ti puoi rilassare perché finalmente le decisioni che dovevano essere prese sono state prese. Finalmente tutto quello che avevi messo in cantiere è stato analizzato. Hai lottato e stai lottando ancora tanto per difendere le tue posizioni. Adesso hai il diritto di fare un respiro profondo e di attendere la realizzazione di quello che tanto desideri. Perché è inutile portare avanti dei melodrammi, perché non serve a nulla. Quindi continua ad agire a testa alta, ma lascia andare, pensa un pochino a te, dicono i tuoi angeli. Antonella, non t'ho scordato, eri nel cerchio. Io quando ho messo le moderatrici ho messo tutte, così non scordo nessuno, perché veramente siete preziose. Tutte, tutte, tutte. Allora, vediamo un po'. Gianluca Camilluzzi, un maschietto, che bello, di solito in queste dirette sono quasi sempre tutte donne. Quindi Gianluca Camilluzzi, c'è un messaggio in arrivo per te. Caro Gianluca, è uscito un bellissimo unicorno che, come tu saprai, porta tanta fortuna. Lui è accompagnato da una schiera di angeli che ti dicono: è vero, sei tanto preoccupato, ma devi avere fiducia perché tutto andrà per il meglio. Porta avanti le tue convinzioni, la tua consapevolezza. Tu sai com'è la situazione che stai vivendo. Manda solo luce e illuminala affinché si possa risolvere al meglio. Devi concederti un pochino di tempo per te, perché tutto si risana e tu hai bisogno di risanarti. Perdona, perdona quello che ti ha fatto soffrire, perdonati e
e porta la pace in tutto quello che ti è intorno. Questo sarà la tua migliore risoluzione. Rita Gentile. Rita Gentile, vediamo un po' un messaggio per te, come corre il tempo. Dopo Rita Gentile facciamo il piccolo ritualino e poi continuiamo, eh? Quindi chi deve continuare a scrivere si preparasse a concludere. Allora, Rita Gentile. Gli angeli della natura vengono a te e ti dicono: porta i tuoi pensieri in natura, fai una bella passeggiata nel bosco, in un parco, e lì, mentre cammini, lascia andare tutti i tuoi pensieri. Ci saranno tutti gli esseri elementali, nostri collaboratori, pronti a raccogliere tutte le tue preoccupazioni e a restituirtele come antifortunati. Prendi in considerazione di poter fare appena potrai, appena tutto si ripartirà, aggiungo io, una bellissima vacanza, anche se fosse breve, anche se fosse solo weekend, però concediti un regalo, non appena ovviamente sarà possibile, perché questo ti permetterà di ricaricarti. Magari vai alle terme, perché l'acqua termale purifica e pulisce. Hai bisogno di questo, hai bisogno di rigenerarti. Dopodiché, regalati un periodo di meditazione, di introspezione. Il nuovo anno che verrà avrà bisogno, la tua anima ha bisogno di essere più considerata, di riportare più consapevolezza, di iniziare un processo di crescita personale. Sicuramente già lo fai. Però è come se loro invece ti invitano ad aumentare appunto questo tuo servizio, questa tua crescita, perché hai bisogno di ritrovarti. Adesso vi invito, avete il foglio, vi invito a dividerlo in due e quindi da una parte lasciate tutte le cose che volete lasciare andare e dall'altra tutti i buoni propositi. Dopodiché, che cosa faremo? Lo chiuderemo, faremo due pacchetti, lo chiuderemo a pacchettino, così, da una parte tutto quello che vogliamo lasciare andare, che non vogliamo più, e dall'altra tutto quello che vogliamo tenere. Quello che vogliamo lasciare andare lo mettiamo sotto la candelina, sotto. E a mezzanotte lo tiriamo fuori e lo bruciamo. Se la candelina è ancora accesa, usiamo la fiamma di questa candelina che l'ha preso in custodia. Il fuoco trasforma tutto quello di cui abbiamo bisogno di elevare le vibrazioni. Quindi se la candelina sarà ancora accesa, userete questa fiamma, altrimenti ne userete un'altra. Il foglietto è piccolo, quindi attenzione a non incendiare nulla, ma durerà pochissimi secondi, magari in un posacenere, in una pentola, e dopodiché la cenere la buttate nell'acqua, in uno scarico. L'altro fogliettino, che è il fogliettino dei buoni propositi, che cosa faremo? Un bel pacchettino, trovate un nastrino da pacchi che in questi giorni non manca nelle nostre case, fate un bel pacchettino. E questo lo potrete fare anche dopo. Adesso, siccome avete io, se è finito l'incenso, ne ho acceso un altro. Purifichiamo questo nostro foglietto con tutti i nostri intenti dentro. Lo purifichiamo. Dopodiché faremo un bel pacchettino e lo chiuderemo bene. Questo dovrà essere conservato per tutto il 2021. E lo potremo mettere per esempio sotto il materasso perché la notte il nostro inconscio lavora e tutti questi buoni propositi, tutte queste belle cose che ci portiamo dentro, dietro dal 2020 verranno amplificate nel 2021. E quindi se siamo cresciute di spiritualità continueremo a crescere, se abbiamo iniziato un nuovo lavoro porterà
ancora più abbondanza. Se ci ha portato un nuovo amore nella nostra vita, questo ci permetterà di coltivarlo al meglio. Questo foglietto, con tutti i doni che ci hanno donato il 2020, ce lo porteremo dietro fino al 2021. A dicembre del 2021, se avremo la possibilità di essere ancora insieme, allora non mi scrivete, ragazze, in privato perché non vi posso rispondere adesso. Se avremo la possibilità di stare ancora insieme, lo faremo insieme. Altrimenti, il 31 dicembre del prossimo anno lo apriremo, leggeremo tutto quello che abbiamo scritto e poi lo bruceremo, lo trasformeremo così come abbiamo trasformato questo. È tutto chiaro, è tutto semplice, no? Mi auguro che questo vi porti veramente tanta tanta fortuna nelle vostre vite. Fatto questo, un goccino d'acqua che abbiamo in bicchiere per continuare a far fluire tutto quello che abbiamo appena fatto. Chiarissimo, no? Se non ve lo ricordate, vi invito a riascoltare questo pezzettino della diretta. Però è talmente semplice che non credo che sia così difficile da realizzare, ok? E andiamo avanti a rispondere alle vostre domande. Rosa cosa scrive? È tempo di non sentirsi più soli, è certo. Grazie Barbara, grazie. Allora, Claudia Salsa, questo è in arrivo. Un messaggio per te. Diana, brava, affidiamoci al nostro maestro spirituale che ne sa sicuramente tante più di noi. Allora, Claudia, questo è un messaggio per te. E anche per te è arrivata una pioggia di abbondanza. Sono gli angeli dell'abbondanza che ti portano un messaggio e che ti dicono che ci sono tanti momenti importanti che stanno per arrivare nella tua vita. Apri le mani e inizia ad accogliere piano piano, senza avere fretta, perché con i giusti tempi tutto arriverà. Gli angeli vogliono dirti che ti puoi affidare a loro. Perché è vero, in questo momento presente ci sono delle difficoltà, ma chi non ne ha? Però insieme alle persone che ami, insieme alle persone che ti amano, puoi superare qualsiasi cosa. La situazione che stai vivendo in questo momento, se ti preoccupa un po', devi stare tranquilla, perché è momentanea, tutto si risolverà e l'abbondanza comincerà di nuovo a fluire nella tua vita. Quindi se devi prendere delle decisioni, gli angeli ti dicono aspetta, non avere fretta, piano piano tutto si realizza e ricorda che l'abbondanza tornerà a fluire nella tua vita e tu devi solo avere pazienza. Ok, Claudia? Alessandra Galluzzi, vediamo un po'. Alessandra Galluzzi. Gli angeli ti dicono che è arrivato il momento che tu ti metta in azione, che tu cominci finalmente a realizzare e soprattutto ad attivarti per poter realizzare quello che da tempo tieni chiuso in un cassetto. Hai paura probabilmente di dover affrontare determinate situazioni, sai benissimo che dovrai lottare per difendere alcune tue posizioni. Però è arrivato il momento, i tempi sono maturi e hai tutti i diritti per tenere alta farti considerare di più. Ti sei pianta troppo addosso, dicono gli angeli, hai rimandato per troppo tempo. È arrivato il momento che tu inizi ad agire, cara. Elena Bernasconi Maggetti, questo messaggio è per te. Che belle che siete qui, Katia, Antonella, Mirella. Ti ho persa, spero che tu ti ricordi perché ti ho persa.
Avevi un nome lunghissimo, io so che mi stai ascoltando. Allora, in questo momento sicuramente ti senti prigioniera, prigioniera di qualche situazione che tanto ti angoscia. Gli angeli ti dicono rilassati, fai un respiro profondo e vedrai che tutto si scioglierà per il meglio. Devi promettere a te stessa di rimanere centrata e soprattutto di non rimanere bloccata. Di andare avanti. Ogni situazione, ogni difficoltà nella vita si risolve e in questo momento, anche se c'è una situazione che ti appesantisce un po', che a volte ti rende triste, lasciala andare. Sfodera un bel sorriso e così ce la puoi fare, puoi liberarti da sola da queste catene che magari ti stanno creando un po' di difficoltà. Non aspettare che siano gli altri che vengano a salvarti. Salvati da sola, ti dice il tuo angelo. Adele Insinno, ciao Adele bella, ho visto che sei qui e ti mando un messaggio. Adele, questo è per te. Quante cose belle Adele ha realizzato nella vita, ti dicono i tuoi angeli. Mettiti lì, rifletti, fai un pochino l'inventario della tua vita e soffermati sulle cose belle che hai realizzato, perché di queste devi andarne fiera. Adesso è arrivato il momento che tu inizi ad agire ed inizi a fare i prossimi tuoi passi. È arrivato il momento di fare un'ulteriore crescita, ti viene chiesto dagli angeli. E loro hanno esaminato il tuo passato, il tuo presente e sono fieri di te. Vengono qui a dirti quanto loro sono orgogliosi e ti dicono: adesso è arrivato il momento che tu tiri fuori il tuo scopo divino affinché tu possa elevare ancora di più la tua anima. E di accrescere il tuo potere personale. Non ascoltare chi cerca di sminuire tutto questo, perché non è così. Ascoltati e tu sai benissimo qual è la tua vera essenza. Buon anno, Adele, bellissimo messaggio. Beatrice, diamante AFB. Eccoti qui, buon anno, buon anno, t'ho appena visto. Questo messaggio, carissima, è per te. Ti auguro con tutto il cuore un 2021 meraviglioso. Spero che tu hai fatto il lavoro dei foglietti. Se non l'hai fatto, riascolta la diretta e metti in atto tutto quello che ho appena detto. Ti sarà molto molto utile, carissima. E vediamo un po' cosa ci dicono gli angeli. Spesso nella vita ci vengono chiesti grandi sacrifici, perché questi sacrifici ci porteranno ad elevare la nostra anima. Sii portavoce della tua vita, dicono gli angeli. Spesso ci viene richiesto di distribuire messaggi, a volte più felici, a volte meno felici. Questa carta è già uscita anche prima. Quanti messaggeri ci sono tra noi questa sera? A volte ti viene chiesto questo, di portare dei messaggi meno brillanti, ma tu sai dosare le parole, sai usare le parole giuste per poter portare conforto anche quando non è così brillante la situazione. E questo conforto lo puoi portare anche dentro di te. Perché sappi che questa situazione che ti sta coinvolgendo in questo momento ti sta solo preparando ad un approccio più positivo con la vita, ti porterà ad avere idee più brillanti, ti porterà ad accrescere la tua anima, perché
perché tu sei una persona disponibile, una persona emotivamente fragile, ma anche tanto forte. Tu hai la giusta energia per essere di sostegno a te stessa e di essere di sostegno agli altri. Bellissimo messaggio. Allora, vediamo un po'. Ci abbiamo ancora un pochino. Mariangela Pier, vediamo un po' che cosa ti arriva. Messaggio dagli angeli. Buonasera a tutte voi che mi state ascoltando. Tra poco riprendo le carte, quelle di Gaetano. Ciao Lucilla, ciao Francesco, quante belle persone che vedo. Allora, Mariangela, questo è per te. Anche se tante volte la tua strada ti sembra bloccata, piena di difficoltà, piena di inciampi, sappi che spesso sono solo difficoltà momentanee. Gli ostacoli piano piano si superano e ti renderanno sicuramente una persona migliore. Non essere pessimista, ti dicono gli angeli. Allontana i pensieri che ogni tanto hai di tristezza e melanconia. Invece, immagina quante infinite possibilità ti può donare ancora la vita. Sorridi, alza le vibrazioni e vai incontro al nuovo anno con un'energia diversa, perché molto dipende anche da noi e da come affrontiamo le situazioni che ci vengono proposte. Quindi, Mariangela, testa alta, bel sorriso. E vai avanti. Lucilla, che ti ho visto che mi hai mandato tantissimi cuoricini, hanno attirato la mia attenzione, quindi gli angeli vogliono che io ti porta un messaggio. Ed ecco Lucilla, un messaggio per te e i tuoi angeli. C'è un angelo guardiano vicino a te. L'angelo dell'abbondanza. È arrivato il momento che tu creda di essere abbastanza. È arrivato il momento di raccogliere, è arrivato il momento dei successi. Finalmente i tuoi progetti possono essere realizzati. Devi crederci, donargli energia. Perché nel tuo prossimo futuro sicuramente ci saranno delle opportunità che ti aiuteranno a crescere, ad evolverti, ad andare avanti. Sappile cogliere, ti dice l'angelo dell'abbondanza, perché ogni situazione che ti viene inviata è sicuramente per accrescere di più la tua consapevolezza. C'è qualcosa che si sta espandendo nella tua vita. Potrebbe essere una persona nuova in arrivo, potrebbe essere una promozione sul lavoro, potrebbe essere una crescita spirituale. Poni l'attenzione a tutto quello che ti viene proposto in questo momento, perché potrebbero arrivare tante belle cose da qui al prossimo anno. Marisa Cannito, vediamo un po', Marisa Cannito. Un buon messaggio per te, mi dici, dammi un buon messaggio. Vediamo un po', Marisa Cannito, il messaggio che arriva per te. Siamo quasi arrivati alla fine, adesso prendo un messaggio generale per tutti. Finito, Marisa Cannito. Si stanno aprendo tante strade intorno a te. C'è un bellissimo angelo, circondato da tanti angeli cherubini. Il bellissimo angelo sta suonando l'arpa, una musica angelica, che ti sta dicendo: ci sono tante possibilità. Tutte queste possibilità e tutte queste strade che si stanno aprendo intorno a te non fanno altro che farti raggiungere, appena sarà possibile, il tuo scopo divino, lo scopo della tua vita. Lo scopo per la quale sei venuta qui in questa dimensione.
Ricordati sempre di fare sempre quello che ami. Devi avere fiducia, fiducia in te stessa e fiducia nei tuoi talenti. Gli angeli ti dicono di continuare ad accrescere la tua anima, di frequentare corsi, di fare seminari, di continuare il percorso che hai intrapreso, perché sei sulla strada giusta e permetti alla tua creatività di espandersi e di spiccare il volo. Prima di vedere se c'è qualche altro minuto da dedicare a qualcuno di voi, grazie alle carte di Gaetano. Come ho fatto prima, voglio prendere un messaggio, siamo in 61, un messaggio che sia per tutti. Questo nostro appuntamento si sta per concludere e anche questo anno sta per concludere. E quindi vediamo un po' che cosa ci consigliano di fare. Chiudiamo gli occhi, facciamo un respiro profondo e facciamo risuonare queste parole che stanno arrivando direttamente dentro di noi, queste vibrazioni magiche, queste vibrazioni angeliche che stanno arrivando dentro di noi. E vediamo un po' che cosa ci dicono gli angeli. Gli angeli ti stanno chiedendo di liberarti da tutte le tue paure, di dedicarti all'amore e di non farti più troppe domande. L'amore è semplice, l'amore è immediato. Gli angeli ti stanno esortando ad aprirti all'amore verso gli altri. L'amore si dona senza sforzo. Non devi mai attenderti nulla in cambio. Ama, ama, ama. Noi siamo anime. E possediamo dei corpi, possediamo delle parole, possediamo delle azioni e dobbiamo fare di tutto questo uno strumento affinché possa donare un amore infinito. Non stare lì a pensare ai tuoi fallimenti, loro sono stati, esistono solo nella densità. Noi dobbiamo essere leggeri e fluidi, quindi lasciamo andare. Non dobbiamo mai avere aspettative, tenere alte le vibrazioni della fiducia e dobbiamo attrarre intorno a noi tanta fiducia, tanto amore senza alcuna aspettativa. Impara a perdonarti, dice un bellissimo angelo. Devi essere sempre più consapevole che gli errori arrivano sempre e comunque per una ragione. E solo dopo potrai capire poi perché è avvenuto. È sicuramente stata la cosa più giusta per te. Grazie a questi errori tu sarai potuta crescere e diventare una persona migliore. Bellissimo messaggio. Io siamo arrivati al limite massimo. Io vi auguro nell'augurarvi buon anno. Sciolgo questo cerchio di luce che abbiamo creato, ringrazio i nostri angeli che sono stati qui tra noi, sono arrivati tantissimi bei messaggi, fate tesoro di tutto quello che è arrivato e con la pace e la gioia nel cuore io vi auguro una bellissima chiusura e una bellissima apertura, sempre con l'aiuto dei nostri angeli custodi. Che sono proprio qui dietro di noi, che ci stanno illuminando, che ci stanno confortando, che stanno curando tutte le nostre ferite più profonde. Accogliamoli e diamo un arrivederci al 2020 e un benvenuto al 2021. Ricordatevi di bruciare il vostro foglietto a mezzanotte e di mettere il foglietto sotto il materasso affinché tutto possa andare meglio nel 2021. Io vi ringrazio, siete state tante, gentilissime, dolcissime. Ci vediamo nei prossimi giorni con altri messaggi angelici. E buona serata a tutti e buon anno. Ciao a tutte. Un abbraccio grande e tanta, tanta luce per voi. Ciao, ciao.